Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Sembra che gli autori abbiano trovato un nuovo modo per controllare i comportamenti dei concorrenti. Ecco cosa sta accadendo al GF 2023. I concorrenti della casa del Grande Fratello 2023 sono sempre tenuti sotto controllo. Gli autori, grazie alla presenza delle numerose telecamere, possono osservare tutti i loro comportamenti. Questo è essenziale ai fini del reality show. In caso contrario, sarebbe impossibile focalizzare l'attenzione sulle dinamiche più importanti. Ultimamente, però, gli spettatori si stanno ponendo tanti interrogativi. Hanno notato qualcosa di anomalo, difficilmente presente nelle edizioni precedenti. Stando all'opinione pubblica, gli inquilini non sono liberi di adottare gli atteggiamenti desiderati. Pier Silvio Berlusconi, prima dell'inizio del programma, era stato molto chiaro. Le sue direttive, soprattutto durante le prime settimane, hanno avuto un ruolo non indifferente. Tanti dubbi sul comportamento degli autori del GF 2023, le domande del pubblico. Le telecamere del Grande Fratello 2023 riprendono tutto ciò che accade dentro la casa. I concorrenti sono spiati in ogni loro singola mossa. Attraverso il canale di Mediaset Extra e la piattaforma online, il pubblico può tenere sotto controllo le interazioni e i comportamenti. Sono gli autori, però, ad avere una visione davvero completa delle dinamiche. Inoltre, attraverso il confessionale possono influenzare opinioni, atteggiamenti e confronti. Questo meccanismo è sempre stato alla base del reality show, tuttavia, di recente, gli spettatori hanno notato qualcosa di diverso, che ha sollevato tante domande. Gli inquilini hanno iniziato a pronunciare una parola inaspettata e non collegata al contesto. Si tratta del termine giallo. In apparenza, si tratta di un atteggiamento completamente privo di senso. In realtà, però, potrebbe nascondere un significato ben preciso. Per alcuni utenti, sono stati gli autori stessi a proporre questa mossa. L'obiettivo sarebbe quello di mettere fine a conversazioni compromettenti o a gesti che non dovrebbero essere compiute all'interno della casa. Questo limiterebbe al minimo la censura da parte della regia. Il pubblico, infatti, in svariate occasioni, ha dimostrato di non gradire tale soluzione. La considera una mancanza di rispetto nei confronti di chi segue, con assiduità, la trasmissione. Ovviamente, è solo un'ipotesi. I diretti interessati potrebbero aver orchestrato da soli la strategia in questione. Forse, dopo quello che è successo a Massimiliano Varrese, temono che ci possano essere altre ripercussioni durante le puntate. Per il momento, non si sa ancora se l'argomento verrà trattato da Alfonso Signorini o se, come spesso accade, finirà nel dimenticatoio. Si ricorda che, questa sera, andrà in onda un nuovo imperdibile appuntamento. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.